conferenza, un consiglio comunale molto importante. Il punto, diciamo, su cui si è discusso molto riguardava l'annullamento del dissesto. Lei nel suo intervento ha spiegato i motivi per cui si astiene. Sì, sicuramente è un dato molto importante, una delibera che è stata portata da parte della maggioranza, chiaramente loro hanno motivato, visti i vari incontri che ci sono stati anche a livello ministeriale, i pareri che hanno avuto dai loro consulenti, chiaramente. Io per la verità ho apprezzato il lavoro che è stato fatto da parte della maggioranza, del sindaco, degli assessori che sono occupati di questa materia delicata, una materia molto, molto seria, però l'iter procedurale con il quale si è arrivato in questo consiglio comunale, con sincerità, non ritengo sia corretto. Ci potevano essere anche altre motivazioni, si poteva pensare per esempio a chiedere un'anticipazione della discussione al merito, del merito per quanto riguarda il ricorso fatto al TAR, anziché aspettare 7-8 mesi, visto che in prima battuta nel mese di aprile era stata chiesta la sospensiva e l'avvocato stesso che ha presentato il ricorso ha ritirato con le motivazioni e rinviato il tutto alla data del 14 gennaio per la discussione del merito. Sicuramente il discorso è importante, io ho sempre sostenuto che il ricorso portava grossi problemi alla fragile economia di questo nostro paese. Sicuramente un piano pluriennale, un piano che va a frazionare, ad impegnare il comune in altri 10 anni per fronteggiare questa situazione debitoria che certamente c'è, perché il dato certo è che i debiti di questo comune ce li ha e di conseguenza in qualche modo bisogna comunque fronteggiarli. Noi nella passata amministrazione avevamo pensato, io mi ero prodigato affinché si procedesse a un piano di riequilibrio, a sistemare questa situazione debitoria in altri 10 anni anziché arrivare al dissesto. Il fatto che poi la dottoressa Pino, Costanza Pino, che è commissario prefettizio, ha voluto sulla base anche dei pareri, delle motivazioni, dei numeri che sono stati portati da parte del ragioniere responsabile della finanziaria, evidentemente hanno riscontrato che c'erano le condizioni. Tanto è che lo stesso revisore dei conti nella relazione, nel parere che è stato poi allegato alla delibera, aveva espresso parere favorevole. Cosa che invece in questo momento, a questa delibera, il revisore non esprime parere favorevole ma prende atto della situazione. E questa in tutta onestà non mi convince, ecco perché il mio dato. Certamente il voto di astensione non pregiudica quello che potrebbe essere l'esito definitivo, quindi positivo, per il quale anche io auspico e mi auguro che venga portata avanti questa linea e quindi con questo risultato. Pinussia, sindaco di Guardavalle, lei quando ha iniziato a parlare di questo importante consiglio ha detto che si sente orgoglioso di questa decisione che è stata presa questa sera e in anteprima ha detto anche che il consigliere di minoranza Nicolino Montepaone gli ha comunicato che è favorevole alla vostra decisione di annullare il dissesto. Sì, è così. Sul discorso di essere orgoglioso non ci sono dubbi. Da guardavallese sono orgoglioso perché era un impegno preso con i nostri cittadini che era quello di perseguire nell'annullamento del dissesto economico che è stato creato. Ci siamo riusciti, ma è stato veramente 5 mesi faticosissimi con l'impegno da parte di tutti, ma soprattutto dagli assessori preposti che si sono veramente dati da fare notte e giorno, fino a da ieri dove sono stati anche a Roma per la seconda volta a parlare con i responsabili del Ministero, il dottore Verde. Ma al di là di tutto abbiamo seguito un iter amministrativo tranquillo, sereno, soprattutto coinvolgendo Prefettura, il Ministero dell'Interno, i legali, i responsabili esperti, insomma tutte quelle procedure e quegli atti che alla fine hanno portato a questo dissesto, annullamento del dissesto di questa sera. Tedesco, capogruppo di maggioranza, un consiglio comunale in cui lei è intervenuto dal punto di vista politico e ha fortemente criticato la posizione del consigliere Purri. Ma io non è che ho voluto fare polemica o critiche particolari al consigliere Purri o a chi, o ad altri, o agli altri partiti, perché credo che non c'è la consapevolezza di questo consiglio comunale, che io ritengo un consiglio comunale molto importante, forse il più importante nel corso degli ultimi 20-30 anni, dove l'amministrazione, dopo che mesi e mesi di duro lavoro
e di impegno, bisognava esprimere apprezzamento e valutare con grande positività il lavoro che è stato fatto e votare all'unanimità questa delibera, perché se è vero, come dicono, che tutti sono contro il dissesto, non capisco perché poi, quando si tratta di votare o si tratta di assumere decisioni contro il dissesto veramente, perché gli amministratori non è che le decisioni li assumono dicendo parole o parlando o esprimendo così delle sensazioni. Gli amministratori parlano votando, assumendo delle posizioni nette e chiare, che in questo caso non sono venute dal consigliere Purri. A mio avviso un errore madornale del consigliere Purri, il quale non manca di intelligenza politica, ma credo che ha prevalso un po' la furbizia di mettersi da parte rispetto a decisioni importanti e coraggiose, cose che ha fatto spesso, ma questo era un momento importante. Io non ho che da ringraziare come capogruppo tutto il lavoro svolto dall'esecutivo, da chi si è interessato in maniera con passione, con dedizione, con abnegazione rispetto a questo problema, perché che significa questo? Annullare il dissesto certo non significa tornare come prima immediatamente, perché se fosse stato adottato in precedenza il piano di riequilibrio sarebbe stato molto più semplice. Fare questo annullamento oggi sicuramente è una strada più tortuosa, più difficile, e in ogni caso a danni già prodotti in parte. Si tratta di rimettere a posto un po' tutta la situazione finanziaria del Comune. Questa amministrazione mi pare che abbia tutta l'intelligenza, la capacità, insieme al sindaco Pinossia, di portare questo Comune fuori da questa strettoia per poter incappare, far di nuovo camminare il Comune verso la normalità. Ma è una decisione questa, io lo voglio sottolineare, che va verso la cittadinanza, verso la popolazione. Non è una decisione politica che riguarda la maggioranza, che riguarda il sindaco, che riguarda gli assessori, che riguarda il capogruppo, ma è una decisione con coraggio assunta verso e per la gente di Guardavalle. Assessore Giuseppe Caristo, lei nel suo intervento insieme all'assessore Scoleri avete evidenziato l'impegno che avete profuso per raggiungere questo importante obiettivo dell'annullamento di questa delibera del dissesto, e vi siete recati anche a Roma. Sì, noi da quando ci siamo insediati come obiettivo principale era quello di verificare la situazione reale finanziaria e quindi cercare di motivare bene che non c'erano i presupposti o comunque c'erano altre strade rispetto alla dichiarazione di dissesto. Il responsabile dell'ufficio finanziario ci ha trasmesso su nostra richiesta una documentazione tale da poter in qualche modo andare in consiglio comunale e annullare in autotutela la delibera di dissesto in quanto presentava dei vizi di legittimità. Noi per poter seguire, perché questo ci porta a noi, vogliamo ricorrere alla procedura di riequilibrio, quindi eliminare il dissesto e accedere alla procedura di riequilibrio come prevista dalla norma, come prevede il testo unico, e quindi per avere la tranquillità, considerato che si tratta di una situazione un po' particolare, delicata, che va a gravare sulle spalle dei cittadini qualsiasi decisione si andrà a prendere. E quindi volevamo essere certi e sicuri che la strada che abbiamo adottato stasera in Consiglio Comunale poteva avere dei risvolti positivi per i cittadini di Guardavalle, quindi per il Consiglio Comunale, per il Comune di Guardavalle, e quindi avere la tranquillità di tutti gli atti successivi rispetto a questo annullamento di delibera, che potessero essere conclusi e quindi accedere alla procedura di equilibrio. Abbiamo avuto conferma parte dei funzionari del Ministero che noi approvando i bilanci nei termini previsti possiamo accedere alla procedura di equilibrio. Questo significa che i cittadini avranno, e comunque il Comune di Guardavalle potrà ripianare i debiti che verranno poi certificati con ulteriori delibere in 10 anni. Quindi la procedura di equilibrio è stata in qualche modo prevista dagli organi, dal Parlamento, appunto per dare la possibilità agli enti che si trovano in situazioni
non che si sono in una situazione non virtuosa, di poter riequilibrare i bilanci in modo più tranquillo e non far gravare in 5 anni l'eventuale debito che il Comune dovrà accertare. Questo noi ci abbiamo creduto, sapevamo che era nelle condizioni il Comune di Guardavalle di poter risolvere questi problemi in altri modi e non con la dichiarazione di dissesto, perché la dichiarazione di dissesto significa come delegittimare anche il fatto che è stato autodichiarato quasi, perché era stata approvata una delibera di consuntivo 2011 con un disavanzo di oltre 2 milioni di euro e i dati non erano quelli. Quindi noi, partendo da questo dato, siamo riusciti ad arrivare a questo documento importantissimo di stasera che dichiara che abbiamo annullato il dissesto finanziario. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto, e siamo stati supportati da bravi tecnici, da bravi consulenti, dove hanno supportato tutta la nostra tesi e quindi non abbiamo lasciato che qualcuno potesse pensare che era soltanto una questione politica o qualche, come dire, una sfida solo politica, ma possiamo attestare oggi che questo è un risultato che va a gravare sulle spalle dei cittadini. Noi da amministratori responsabili, considerato che abbiamo avuto mandato nell'ultima elezione elettorale del 27-28 maggio con un gran numero di voti, siamo stati, come dire, oggi siamo orgogliosi di essere riusciti a far emergere quello che deve essere la politica, quello che un amministratore deve svolgere e deve fare per il suo paese e comunque rispettare il ruolo, il mandato che hanno dato i cittadini, quindi non sfuggire da responsabilità e quindi trovare la strada più facile, perché per noi poteva essere tranquillamente più comodo rimanere in dissesto finanziario, quindi avere le aliquote al massimo, non poterle diminuire, quindi avere una gestione finanziaria più tranquilla, avere maggiori incassi, ma questo non lo ritenevamo opportuno, nel senso, o comunque giusto, che il Comune di Guardavalle, forse l'unico comune o comunque uno dei pochi comuni che avesse dichiarato di per sé, senza avere una diffida o comunque essere dichiarato dalla Corte dei Conti del dissesto, non era giusto per i cittadini. Quindi noi abbiamo fatto di tutto per rientrare nella normalità, nella democrazia politica, abbiamo fatto ritornare la discussione nel Consiglio Comunale, dove poi noi dovremmo essere, perché il lavoro comincerà anche da oggi, siamo noi il Consiglio Comunale che da oggi dovrà trovare la strada e gli strumenti necessari affinché il Comune rientri nella normalità. Lei ha ribadito anche che dal 2014, dopo che sarà chiuso questo problema, i cittadini si possono rivedere le tariffe. Allora, noi abbiamo preso un impegno, sì, un impegno con i cittadini, e cerchiamo e lo rispetteremo, perché annullando la delibera di dissesto e quindi adottando la procedura del riequilibrio, appunto la procedura di riequilibrio, il testo unico precisa che il Comune può aumentare, non è obbligato, quindi se il Comune riesce a trovare altre risorse o comunque a ridurre i costi, non è vincolato alla copertura del 100%, alla copertura del costo per il 100%, quindi del costo totale del servizio. E quindi stiamo lavorando sia alla riduzione dei costi, sia al recupero dell'evasione tributaria, e quindi cercheremo di fare in modo che i cittadini di Guardavalle pagano di meno e pagheranno un po' tutti. Ma la cosa che a noi più interessa, o comunque stiamo lavorando, stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza affinché ci sia, come dire, un coinvolgimento, affinché i cittadini capiscono che non è più possibile rinviare o rimandare ad altri gli oneri che toccano a tutti, e quindi cerchiamo di far capire che bisogna pagare il giusto. E quindi per questo dobbiamo far diminuire o comunque far pagare di meno e un po' a tutti.